Questo? Sì, sì. Falli entrare, dai, dai, che c'è posto. Come vedete, le persone che muovono i piedi, anche i giovani in qualsiasi casa, prenderanno. Buongiorno a tutti. Ringrazio Antonio, avvocato Conte, la fondazione che trova il suo papà, della possibilità di poter ospitare oggi il signor Donore Coni per questa iniziativa che riguarda veramente il nostro mondo, non penso che indirettamente coinvolga moltissimo il mio mondo, il mondo dello sport. Innanzitutto faccio una premessa che è importante. Il Coni è stato fondato 105 anni fa, direi come se fosse stato fondato due volte, perché dopo la seconda guerra mondiale il governo costituente inviò un commissario liquidatore di fatto per sciogliere le leggi per evidenti motivi di carattere politico, in quanto si riteneva che Coni fosse eccessivamente, se non totalmente, un ente, un'istituzione di stampa fascista. Il signore che fu indicato era un tecnico, era un canottiere, nello specifico era un canottiere di sedere fisso, per capirci, più da fiume, più da mare, che non da acque piatte. Si rese conto nel giro di pochi mesi che il corpo si faceva e si parlava molto di sport, anche se ovviamente aveva vissuto tra co-protagonista le moderne del ventennio e la scienza. E quindi presentò un'azione dopo due esercizi in cui lui riteneva che sarebbe stato un grande errore chiudere il corpo. Il governo gli diede fiducia, capì, e a furor di popolo Giulio Onesti divenne presidente del CONI e lo rimase per quasi 30 anni. Giulio Onesti dal fondo della sala ci sta guardando, è l'unica fotografia presente del suo signore con i suoi baffetti. Accanto a lui ci sono tre manifesti che sono le tre olimpiadi ospitate dal nostro paese, la prima quella di Cortina, la seconda quella di Roma e la terza quella di Torino. Ci abbiamo provato, ci sono messi a punta, poi è successo quello che voi sapete riguardo alla quarta tentativa di ospitare una seconda olimpiadistica. Penso che la nostra, la mia città, soprattutto il paese, che poi in realtà che faceva la Sardegna con Cagliari dalla parte dell'Istria e soprattutto tutti gli impianti di calcio, tutti gli stati sarebbero stati coinvolti, perché non so quanto di voi sanno che le Olimpiadi cominciano due giorni prima per la partita inaugurale della partita di calcio, in quanto si gioca un torneo soprattutto per femminile, considerata la terza manifestazione più vista. Vedo molto, molto più probabile, per uno strano scherzo del destino, che questo paese possa ospitare molto prima, cosa potrebbe diventare una terza edizione invernale, mi riferisco a quella di Milano Cortina, che ora sono in competizione, che non una seconda estiva. In merito a questo, devo dire che siamo in short list con Stoccolma, che l'ultima settimana di giugno si voterà a Losanna la Noia d'Oro. Bisogna dare 44 voti perché i membri del CIO detratti, quelli che sono gli italiani, in questo momento io Franco Carraro e Igor Pergani con la Federazione Internazionale, in questi mesi sono
sono 87, è una partita molto aperta perché il candidatore ha i suoi lati di forza e ha le sue debolezze. Tutti e due viviamo un contesto politico particolare, l'Italia ha sicuramente una forza e alternativa diversa, però se pensate che la Svezia, che ha notorie tradizioni degli sport invernali, paradossalmente non ha mai ospitato una Olimpiade non estiva, non si fatta nel 1912, che era per appunto non invernale. Lo dico perché penso che chi di voi è interessato a seguire da avvocato, da professionista la materia sportiva, l'Olimpiade rappresenta sicuramente l'apice, la punta dell'iceberg di cosa? Una grande manifestazione sportiva, un grande evento. E questo al di là del fatto che non so quanti di voi possono interessarsi a questi sport, creano occasioni di lavoro, danno opportunità, un valore aggiunto per arricchire, far crescere sotto ogni punto di vista il vostro mestiere. L'altro giorno in questa sala si parlava del rapporto tra volontariato e il mercato del lavoro stesso. Con grande onestà, anche con grande fierezza, spero in un modo eloquente, ho raccontato che tutto quello che può fare un presidente del CONI per cercare di dare una mano a soprattutto ai giovani e ai giovani che vedono la in sala, è quello di fare qualche cosa di diverso dal solito punto. Mi seguo meglio. Se non facciamo eventi straordinari, e l'altro noi stiamo firmando per il mondiale di bici, per Fondato, stiamo pensando di portare le finali dei Masters, serve le finals, quelle che si svolgono a Londra, a Torino, dove c'è l'impianto del ballerina. È difficile che ci sia una nuova opportunità se uno continua ad avere esclusivamente un'attività di carattere ordinario. E sono detto che tanto un passo per l'Italia, soprattutto per scuole e università, dei molti che fanno la vostra professione, si avvicinano alla vostra professione, si stanno interessando a più livelli di tutte quelle che sono le sfaccettature e le declinazioni che oggi riguardano il mondo dello sport. Dire, tanti, sicuramente pochi sono in attività di lavoratori, vuol dire che molti pensano di fare gli agenti sportivi, ma io dico che c'è una grande fame, c'è una grande domanda di tutto quello che riguarda il tema della contrattualistica sull'interdizione sportiva, che oggi è la nuova frontiera. Non so se durante il convegno se ne parlerà, vedo che in sala presente la vostra collega Francesco Orlando, che sta seguendo tutta la complessa macchina come mia introduzione in quel mondo che riguarda sport e periferie. Sapete che il governo ci ha segnato prima 100, poi sono 200, poi adesso i 75 milioni di euro che riguardano l'opportunità, lo stesso nome per le idee di cosa stiamo parlando, realizzare impianti su tutto il territorio nazionale per migliorare, realizzare solo un'intervistica sportiva. L'articolo che ha detto dal comune di pochi abitanti a centri federali dove si fa la specializzazione. Ma raccontato così, in pochi secondi, posso dare una domanda, che c'è una dinamica di pezzi carichi, sono molto complessi, perché ovviamente essendo solo pubblici, per quanto noi siamo assolutamente molto scrupolosi, molto attenti, che ci sono soggetti diversi, una commissione che fa le valutazioni sulla base di parametri di carattere dello stesso governo, voi capite che è altrettanto indispensabile avere la certezza e la conoscenza della materia che sono professionisti di un avvocato corretto. Ma mi sento anche di dire che ci sono altrettante nuove frontiere che riguardano l'avvocato nell'area del mondo dello sport. Pensate ai contratti oggi di sponsorizzazione, l'altro giorno. Io ne ho firmato uno, stavamo lavorando circa 5 anni, un accordo worldwide con una multinazionale
per correttezza non vi posso dare un nome, dovevo fare una grande conferenza stampa, però se voi vedete quel pezzo che non a caso qui, voi vedete conto che oggi parte del comitato olimpico sono EA7, che è il nostro sponsor tecnico, che sostanzialmente abbiamo detto, il wearer della nazionale olimpica Armani, però non è un Armani, diciamo, è A7, quello che noi stiamo a dire. Ci abbiamo anche Kinder più forte, che è una cosa straordinaria, perché il gruppo Ferrero ha realizzato tramite una fondazione un prodotto per sostenere più forte, che è unico al mondo, per un motivo molto semplice, che non lo trovi sui banchi, e non è la livella per capirci, no, è la volontà di dare un contributo nei confronti del mondo dello sport, per parlare del terzo settore, del quarto settore, del sociale, senza avere una ricaduta commerciale appunto nella distribuzione di quello che l'ha industriale. E poi posso proseguire la Toyota, l'Unicorn, la Samsung e sotto Alibaba, Herbalife, Continental, la Coca-Cosa. Lasciando cosa c'è dietro ognuno di questi pezzi di carta, diritti e doveri, diritti e doveri. Non ho nessun problema a dirlo in questo istante qui, probabilmente Antonio e Roberto, Francesco e altri non sanno, io in teoria questa bottiglietta da condannare non potrei scuola. Questa è una vostra iniziativa, un'associazione privata, e quindi diciamo non incorrere una sanzione. Sapete perché? Molto semplice, perché la Coca-Cola nell'ambito delle categorie energiologiche c'ha anche le aranciate, c'ha delle vite che sale e in particolare c'ha delle acque minerali che distribuisce sul territorio nazionale, una si chiama Via e l'altra si chiama Libia. Per cui io se avessi fatto un convegno promosso direttamente da voi, non organizzato dalla vostra associazione, qui sul tavolo dovrete solamente le acque della Coca-Cola. Vi ho fatto un esempio che caratterizza una delle 100 cose che contraddistinguono la mia quotidianità. Ma da avanti, partendo dalla storia appunto di questi giorni, penso che sappiate, avete letto i giornali, avete seguito il dibattito, i media, i social, c'è un confronto importante, complicato, complesso, tra l'istituzione CONI e l'istituzione governo, sul quale ci stiamo quotidianamente confrontando, c'è stato una riunione di oltre 2 ore, devo dire, in questa fase con estrema serenità, con estrema volontà di trovare un scopo. È chiaro che da una parte siamo perfettamente consci del contesto storico, politico che sta vivendo il nostro paese, e quindi questo non lo si può negare, non si può essere ipocriti, non si può essere, diciamo, all'oscuro di certe dinamiche che stanno per tenere bene che viviamo. Dall'altra è anche, penso, importante il più possibile non solo difendere, ma spiegare quello che c'è di unico, di eccellenza, che rappresenta a prescindere dalla mia persona questo ordine. Caro Alberto, caro Massimo, soprattutto caro Antonio, caro amici del Paolo, del Luigi, del Francesco, Carlo, Giancarlo, tutti amici, lo storico avvocato, da quanti anni ti seguì, Alberto? Dai, da quanti? 40. Da 40 anni, quanti presenti? 5-6 nel mondo. Tutti. E quindi sono felice di potervi ospitare in questo momento qui. Con l'occasione devo salutare e abbracciare una persona che è diventato da poco il procuratore generale del CONI, elemento centrale. Erano premente, ecco, per usare un gergo sportivo di tutto il sistema della riforma della giustizia sportiva, il prefetto Ugo Tauscia, grazie per essere qui con noi, io riconosce onori e oneri importanti di loro, visto e considerato che non voglio sfuggire da quello che è la realtà, in particolare quello che è successo quest'estate,
Io dico qual è la mia opinione da dirigente sportivo. La giustizia sportiva, come tutte le giustizie, può sbagliare. Non dovrebbe sbagliare, dovrebbe sempre fare bene. Può succedere che sbagli. Come d'altronde una iniziativa, come d'altronde quella ordinaria, come mi aiuto anche già fatto prima di lasciare perfettamente molto bene. Però una cosa non può permettersi la giustizia sportiva, e cioè di non prendere una decisione, cioè di non chiudere una partita in quello che sono dei tempi, tra virgolette, certi, dei tempi ragionevoli, perché a cascata ci sono tanti e particolari problemi, e a questo punto si destabilizza, si discredita tutto un contesto, un sistema completamente impotente, che dovrebbe essere diventa vittima. Per questo è sinceramente delle concretezze che molto dispiaciuto. È dispiaciuto anche se paradossalmente tutto quello che è successo almeno un lato positivo ce l'ho, questo è sicuro. La clamorosa, assoluta, dimostrata, certificata indipendenza dei vertici del Comitato Olimpico, dei vertici del mondo dello sport, con chi rappresenta ai massimi vertici per tutta la giustizia sportiva. Penso che questo, sulla base anche di quello che è stata la nuova integrazione della riforma della giustizia, penso ne parlerete, perché utilizzando, sfruttando parole deleganti in quel contesto, abbiamo dovuto correre ai ripari per evitare che quello che è successo non accada più, e che mi dispiace paradossalmente ha inficiato 3 anni e mezzo di percorso quasi netto. Alcune cose andavano estremamente bene, ma noi su questo siamo un paese anche del mondo, cioè ci si ricorda sempre solo, forse anche giustamente, non lo so, di quello che purtroppo è finito male rispetto a tutte le cose che abbiamo fatto. Ma anche su questo non si deve, diciamo, utilizzare nessuno, l'importante è essersi reso conto se ci sono stati degli errori che non devono più accadere, perché era un buon maestro, ma perseverare sarebbe molto. E quindi, partendo da questo, considerate questo luogo, peraltro non mi ricordo se lo dissi da Dan o fortissimamente voluto che questa sala tornasse agli antichi splendori, perché non era così quando io sono arrivato. C'era una montagna per terra al posto di questo marmo opaco che originale. Le pareti erano marrone scuro, poi andando sotto abbiamo scoperto tramite Miriam, il nostro responsabile dell'ufficio storico, che questo giallo, qualche giallo, era il colore come si era disegnato e pensato all'epoca. Recupero dei controsoffitti, dei lampadari, abbiamo solo messo questo grande video di questi campi più moderni, e solo per gli appassionati della materia di storia, i grandi video alle mie spalle che qualcuno chiama la marcia su Roma, in realtà si intitola la Croce del Fascismo, realizzato nel 1929 con un film particolarmente alto, con questi valori gigantesi, è stato per 70 anni, 68, 69 anni, coperto con un grandissimo campo rosso, perché era considerato un dipinto, diciamo, da secolo, un dipinto che non andava esposto. Poi il governo del centro-sinistra invece impose al Colli, non presentato la presidenza precedente di Luci, impose di restaurarlo perché era considerato parte della storia, ed è questo il motivo per cui oggi ci trova in questo salone, diciamo, in un contesto in cui innovazione, futuro, futuro del nostro lavoro, ma anche ricordo del passato, della storia, che poi tanto ho realizzato in quegli anni, e con l'occasione vi auguro tutti un buon lavoro, soprattutto a voi e alle vostre famiglie, molti di voi conosco, ci sono affezionato per rapporti personali, affettivi, di lavoro, di sport. Buon Natale, soprattutto il 19, grazie a tutti.